Buongiorno a tutti quanti, siamo sull'ultimo messaggio che riguarda come gestire lo scoraggiamento e poi passeremo, come dicevo prima, a altre cose. Abbiamo fatto le due settimane, i due messaggi precedenti, per chi non c'era li ricapitolo molto brevemente, se volete ci sono sul podcast della Chiesa. Avevamo detto che lo scoraggiamento è un male universale, che tutti quanti prima o poi siamo scoraggiati, che è un male ricorrente, per cui se siamo scoraggiati una volta non è che non lo saremo mai più, ma torneremo ad essere scoraggiati, che è un male contagioso, per cui persone scoraggiate scoraggiano altre persone, che è anche un male subdolo, perché si insinua piano piano, non cominciamo a non capendo che siamo scoraggiati e alla fine ci troviamo nello scoraggiamento più totale. Avevamo visto nel libro di Neemia, è un libro famoso per quanto riguarda come gestire lo scoraggiamento, e avevamo visto che lo scoraggiamento arrivava per il popolo di Dio tramite la fatica, che la cura dello scoraggiamento, in questo caso nella fatica, era semplicemente riposati, attraverso la frustrazione, vedere il lavoro che non riusciva, lo scoraggiamento, la cura alla frustrazione era semplicemente butta via l'immondizia, butta via tutto quello che è di più nella tua vita, tutto quello che non riesci a fare, la immondizia spirituale che ti sta intorno. Arriva attraverso i fallimenti, e avevamo detto che per curare lo scoraggiamento dai fallimenti è semplicemente non mollare dopo la prima sconfitta. E alla fine arriva tramite la FIFA, la paura. Per cui avevamo detto che la cura alla paura, alla FIFA, era semplicemente non ascoltare chi ti odia, non ascoltare la voce di Satana, non ascoltare la voce di quelli che ti vorrebbero scoraggiare. Neemia aveva trovato un suo sistema per lottare contro lo scoraggiamento, lo aveva applicato prima verso di sé e poi al popolo, per cui lui aveva vinto lo scoraggiamento avvicinandosi a Dio, e avevamo visto che il digiuno e la preghiera aveva fruttato questo ritornare a Dio, per cui digiuno e preghiera è una buona maniera di avvicinarsi a Dio. L'aveva sconfitto ricordandosi chi è Dio e tutto quello che aveva fatto. E qui anche per noi dobbiamo ricordarci chi è Dio e quello che ha fatto, e abbiamo visto che dirlo a voce alta, perché lo sentiamo anche noi, è un buon metodo. E riorganizzando la propria vita, per cui fare cose differenti da quelle che facciamo, oppure cambiare la maniera di come facciamo le cose, e soprattutto combattendo il pessimismo, non abbandonandoci alla sconfitta senza aver lottato. Sapete, il libro di Neemia è uno dei libri della Bibbia dove c'è un Dio silenzioso. C'è un libro nella Bibbia, un solo libro, dove non è citata nemmeno una volta la parola Dio Signore. Sapete qual è? Se vi ricordate qual è? Facciamo un quiz biblico. C'è un libro nella Bibbia dove Dio non è mai citato. È il libro di Ester. Nel libro di Ester non c'è mai citato il nome di Dio. Invece nel libro di Neemia è citato più volte il nome di Dio. Ma è un Dio che è silenzioso, non risponde mai, non c'è un solo versetto che dice il Signore mi ha detto, il Signore mi ha comunicato, oppure di queste parole, io sono il Signore, di queste parole al mio popolo. No, è un Dio che è silenzioso. Tutto sembra che avvenga per volontà di Neemia. Lui prega a Dio, ma Dio non gli dà comunicazione. Siamo proprio sicuri che sia così. Questo è quello che dice Neemia all'inizio del capitolo, proprio prima che tutto accada, quando gli hanno dato la comunicazione della distruzione completa della città di Gerusalemme. Queste sono al capitolo 1, versetti 8 e 9, dice così Neemia: ricordati della parola che ordinasti al tuo servo Mosè. Sta parlando, si sta rivolgendo a Dio. Al tuo servo Mosè di pronunciare: se sarete infedeli io vi disperderò fra i popoli, ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica,
anche se sarete dispersi negli estremi confini del mondo, io di là vi accoglierò, vi raccoglierò e vi ricondurrò al luogo che ho scelto per farne la dimora nel mio nome. Sapete, qualche volta siamo scoraggiati perché pare che Dio si sia dimenticato. Noi preghiamo e non succede niente, non sentiamo la voce di Dio, non ci vengono versetti che ci ispirano e sembra che Dio e anche Gesù non si curi più delle nostre pene, che sia assente, che ci abbia abbandonato a noi stessi, ci abbia abbandonato a noi stesse, che sia in silenzio totale, non voglia più parlarci. Qui Neemia afferma in questo versetto, tramite un imperativo retorico, una frase retorica è quando si dice qualcosa che è ovvio, e qui dice: ricordati, lo dice a Dio, come se Dio si dimenticasse le cose. È chiaro che non se le dimentica le cose. Quel ricordati è: io mi ricordo. Neemia si sta ricordando lui stesso di queste parole e le mette davanti al Signore. Dio non cambia. Dio non cambia mai. Dio ha promesso di non abbandonarci mai se. E poi fra un po' vedremo questo sì. Neemia ricorda che è scritto questo qua, in Deuteronomio 4, 29, 30. Dice così: ma di là, ovvero dalla deportazione in Babilonia, cercherai il Signore, il tuo Dio, e lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Ecco il se. Nella tua angoscia, quando tutte queste cose ti saranno accadute, negli ultimi tempi tornerai al Signore, al tuo Dio, e darai ascolto alla sua voce, poiché il Signore, il tuo Dio, è un Dio misericordioso. Egli non ti abbandonerà e non ti distruggerà, non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri. Neemia ha lottato contro lo scoraggiamento e ha vinto, perché si ricordava che Dio è un Dio fedele. È un Dio che mantiene le sue promesse, è un Dio che non cambia le sue decisioni se, dice il versetto, se tu lo cerchi con il tuo cuore e con la tua anima, se tu lo cerchi e gli obbedisci. Non so se vi ricordate, nel precedente messaggio, in uno dei precedenti messaggi abbiamo parlato un pochino dell'episodio degli esploratori che Mosè manda nella terra promessa, vi ricordate? Gli manda questi 12 esploratori per vedere se era facile o meno entrare. Oggi lo vediamo un pochino meglio quel brano, perché ci aiuta a capire che lo scoraggiamento non arriva soltanto da tutte quelle cose che abbiamo visto, la fatica, la fifa, la frustrazione, ma arriva anche da quello che non vediamo con i nostri occhi, perché sapete, noi tante cose che ci colpiscono cospicuano i nostri occhi, poi hanno un impatto su come siamo noi, sulla nostra anima, sulla nostra mente e sul nostro modo di reagire. Il Signore aveva detto questo a Mosè, Esodo 6, versetto 1 e poi quel blocco. Il Signore disse a Mosè: vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, io ve lo darò in possesso, io sono il Signore. È una presa di posizione ben precisa. Io ho detto questo, io sono il Signore, io lo farò. Il contesto, come dicevamo l'altra volta, era che il popolo era uscito dall'Egitto, era arrivato ai limiti della terra promessa. Durante il viaggio Dio era stato sempre presente, perché era stato presente con la colonna di fuoco di notte, la nuvola di giorno, aveva mandato la manna, aveva mandato le quaglie, aveva mandato le tavole della legge, per cui era stato sempre, avevano visto dividersi il Mar Rosso, per cui c'era una presenza presente in ogni momento, fino ad arrivare a Canaan, ai confini con la terra promessa. Allora, al rientro degli esploratori, il 16,6% hanno detto si può fare, ovvero due. L'86,3% di maggioranza schiacciante, 10, hanno detto non è proprio cosa, non si può fare.
Che cos'è che causa questa maggioranza schiacciante dell'83% contro il 16%? Perché è una maggioranza schiacciante. In Parlamento qualsiasi partito politico con 16% non andrebbe nemmeno alla votazione di un provvedimento. Cosa succede? Cosa succede quando faccio questo? Perché hanno guardato Canaan, la terra promessa, con gli occhi della paura. Con gli occhi della paura. E non con gli occhi della fede. Cosa succede quando io guardo una situazione della mia vita con gli occhi della paura? Succede che ho preso a poco queste cose. Primo, amplifico gli aspetti negativi. Numeri 13, da 27 a 28. Fecero il loro racconto e dissero: noi arrivammo, per cui sono arrivati in quel paese, dove pure ci mandasti, ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele. Ed ecco, alcuni suoi frutti, c'erano i frutti che li portavano con due grappoli d'uva che li portavano a coppia da quanto erano grandi e enormi. Ed ecco, però, il popolo che abita è un paese, il paese è potente, le città sono fortificate, grandissimi. Vi abbiamo anche visto dei figli di Anak, i figli di Anak erano una stagione di giganti, persone enormi. Allora, vedono gli aspetti positivi, per cui il paese dove scorre latte e miele, i frutti bellissimi, frutta gigante, ma vedono soprattutto gli aspetti negativi della situazione. Il popolo è potente, le città sono fortificate, ci sono i giganti, le cose grandissime. Se guardo con gli occhi della paura una situazione, mi dimenticherò di tutte le cose positive che quella situazione ha, anche se magari sono altrettanto a quelle positive e magari lo superano. Stavano dicendo che il paese che il Signore gli voleva dare era un paese prosperissimo, dove sarebbero entrati e avrebbero vissuto una vita stupenda, e si fermavano davanti ai giganti. Seconda cosa che mi succede se guardo con gli occhi della paura: sviluppo una mentalità perdente. Numeri 13, 29. Gli Amalechiti abitano la parte meridionale del paese, gli Ittiti, i Gebusei e gli Amorei la regione montuosa, e i Cananei abitano presso il mare Giordano. Allora, qui 10 esploratori si mettono a fare il censimento. Ci mancava poco che se c'era avuto Google andava sul censimento per contare tutti quante le persone che c'erano. Allora, ci sono questi, poi ci sono quelli, poi ci sono quelli. Mamma mia, quanti so questi! Non ce la faremo mai! Non abbiamo la sufficiente forza. Sentite, ragazzi, non ci proviamo mai. Allora, se guardo con gli occhi della paura, tutto intorno diventa più alto di un paio di metri, un muro di un metro diventa 3 metri, tutto quanto diventa più pesante di 100 kg, una cosa che pesa un chilo diventa 101 kg, tutto quanto diventa più distante di 10 chilometri, invece di un chilometro diventano 11 chilometri. Questo guardare con gli occhi della paura sviluppa una mentalità perdente all'inizio. Terza cosa che ci succede: accetto la sconfitta a tavolino. Questo è un gergo calcistico. Numeri 13, 31. Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. Ora, se una squadra di calcio, no? Se la Juventus, per esempio, che è fortissima, ieri ha vinto 3-0 con un rigore solito rigore, perché veramente uno ce lo doveva avere durante la partita. E mettiamo, è una squadra fortissima, ma a un certo punto con il Chievo e Verona che ha 11 punti, loro ce ne hanno 43, ci sai che c'è? Noi non ci andiamo oggi. Che succede? 3-0 a tavolino. Nel senso, l'arbitro arriva in campo, c'è una sola squadra, aspetta un pochino l'altra squadra, dopodiché 3 fischi, partita finita, è finita una partita che non è manco iniziata, la FIGC, la Federazione Italiana Giamo Calcio, decide la sconfitta 3-0 a tavolino. Questo è quello che succede. Qui succedeva questo: non stavano nemmeno lottando, non avevano nemmeno provato, dicevano
sentite, non andiamo. 3-0 a tavolino. Succede anche un'altra cosa. Quando guardo con gli occhi della paura. Influenzo negativamente gli altri. Numeri 13, 32 e 33. E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che abbiamo visto è gente di alta statura, ecco, di 2 metri in più, e vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette, e tali sembravamo a loro. Boom. Ottimisti, vero, come situazione? Se io, che ho visto il paese con i miei occhi, racconto in questa maniera che tipo di paese è, secondo voi quanti saranno incoraggiati a lottare? Perché loro erano 12 e qui c'era un esercito. Arrivi all'esercito e dici: guarda, stanno noi, ci sono i giganti, poi noi sembravamo cavallette. E l'esercito dice: oh, un attimo, non andiamo per niente. Per cui, facendo questo, sto dicendo semplicemente: io non penso di essere capace e sono depresso. Non penso che nessuno sia capace e mi sento depresso, e neanche tu dovresti sentirti capace, sentiti depresso insieme con me. E questo se guardo con gli occhi della paura. E la quinta cosa che faccio guardando la situazione con gli occhi della paura: mi sento un fallito, mi sento una fallita. Guardate qua, numeri 14, versetti 1 e 2. Allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce. Il popolo pianse tutta quella notte, che bella nottata. Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aaron, e tutta la comunità disse loro: oh, fossimo pur morti nel paese d'Egitto, oh, fossimo pur morti in questo deserto. Che bella situazione! Che hanno fatto questi 10 che hanno detto tutte queste cose? Comincio a piangermi addosso, oh, me tapino, me meschino. Accuso gli altri di quello che mi accade, oh, perché mi hanno fatto fare questa cosa, perché mi hanno portato qui davanti. Penso anche alle azioni passate, che erano buone, siano state uno sbaglio, perché me ne sono andato dall'Egitto, stavo tanto bene, tanto bene. Comunque sembrano comunque errate. Sapete qual è l'origine di questi punti? Di tutti questi punti, abbiamo detto questi 5 punti. L'origine principale di tutti questi punti è questa qua: dimentico le promesse di Dio. Questi hanno dimenticato le promesse di Dio, le hanno proprio dimenticate. Neemia aveva detto a Dio, ma piuttosto a se stesso: ricordati che mi hai promesso di raccoglierci, di darci una nazione dove noi staremo bene e potremo vivere per sempre. Questo è quello che Neemia aveva fatto. Diceva: ricordati, che significava: io mi devo ricordare che tu mi hai promesso questo e so che tu lo farai. È l'effetto del mio dimenticare, il fatto di dimenticare le promesse di Dio è un effetto molto semplice, che comincio a pensare: ma sai che c'è? Ma a me mi conviene fare da solo. Mi conviene cavarmela da solo, tanto qui Dio non c'è. E quello che succede anche proprio al popolo, numeri 14, da 3 a 4. Perché il Signore ci conduce in quel paese dove cadremo né per spada? Là le nostre mogli, i nostri bambini diventeranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? E dissero l'un l'altro: nominiamoci un nuovo capo e torniamo in Egitto. La frittata. Siamo arrivati al capolinea della fede. Qui non c'è più fede, c'è solo paura, soltanto paura. Che dice? C'è il terrore, guardate, le nostre mogli, i nostri bambini diventeranno preda del nemico. C'è la disobbedienza, non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? Dio gli aveva detto: andate, andate, che là c'è la paura. Qui c'è la disobbedienza a Dio. E ci fa prendere delle decisioni sbagliate. Nominiamoci il capo e torniamo in Egitto. Questo è quello che succede. Questo è quello che succede. Diventiamo terrorizzati, diventiamo disobbedienti e diventiamo capi di noi stessi, quando sappiamo perfettamente che noi non siamo capi di nessuno, ma è Dio il nostro capo, se abbiamo quello.
all'inizio della predicazione avevamo detto che Dio non cambia, Dio non cambia idea, mantiene le promesse, se sapete veramente davvero quello che c'è da quel se, no? Se ti fidi di me, se mi obbedisci, se segui le mie regole, se cerchi il mio volto ogni giorno, aveva detto, tu devi cercare ogni giorno il mio volto. Ma se tu non ti fidi, se tu ti disobbedisci, se tu non lo segui, se tu non lo cerchi, le conseguenze sono inevitabili. Numeri 14, 22, 23. Questo è Dio che parla. Tutti gli uomini che hanno visto la mia gloria, i miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto, quelli che mi hanno tentato già 10 volte e non hanno ubbidito la mia voce, certo non vedranno il paese che promisi con il giuramento ai loro padri. Nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà. 40 anni nel deserto li fece attendere, 40 anni girarono a fuoco, 40 anni aspettarono prima di entrare nella terra promessa, fino a che tutti quelli che avevano detto non si può fare morirono e rimasero quelli che dicevano si può fare. Caleb e Giosuè avevano detto che si poteva fare, si poteva fare, e Caleb e Giosuè entrarono nella terra d'Egitto, la terra di Canaan, gli altri. Allora, qual è l'antidoto a tutti questi? Perché devo trovare una strada per non cadere nello stesso errore. Allora, il primo antidoto è questo qua. Impara a guardare con fede. Numeri 13, versetto 30. Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo subito e conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farlo. Questa è la fede. Questa è la fede. Caleb dice: attimo, fermi, lo possiamo fare. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che non possiamo farlo? Se Dio ce l'ha detto, oh, noi andiamo e lo facciamo. Non si sconfiggono le paure rimanendo in un buco. Tu non prenderai sonno finché non sei sceso dal letto alle 3 di notte e non sei andato a vedere che cos'è quel gran botto che hai sentito in cucina. Provaci se sei capace. Tu finché non sei andato a vedere che cos'era, per vedere che era la pentola che avevi messo male, che era in cucina, non dormirai perché sei sicuro che ci sono l'aria in cucina. Allora non vinci la paura stando dentro un letto aspettando che entri in un lato, ma andate a vedere che è una pentola che è cascata. Muoviti contro le tue paure, credi di poter fare ciò che Dio ha promesso. Dio aveva promesso la terra. Gesù ha detto in Giovanni 11, versetto 40, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? La gloria di Dio qual è? È dare ai propri figli quello che Lui ha promesso. Questa è la gloria di Dio. Smettila di nutrirti delle tue paure. Smettila di nutrirti di quello che vedi, di farti spaventare perché tu pensi che non lo otterrai. Ma come posso avere gli occhi della fede? Ci sono due maniere. La prima è questa. Invito Gesù in ogni stanza della mia vita. Questo è un versetto di Paolo, Seconda Corinzi, versetto 5, versetto 17 del capitolo 5. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Se ero così, perché io ero così, io personalmente ero così, e qualche volta ancora lo sono così. Il Signore mi manda queste predicazioni per farmi dire: Marco, non va bene, tu stai andando verso una deriva che non mi piace. Se ero così, dice, tu sei una creatura nuova, scordati della paura che avevi prima, perché quella, la paura era negli occhi della paura che ti facevano vedere le cose grandi. Tu devi guardarle con gli occhi della fede. Come fai? Devi far entrare Gesù in tutte le stanze della tua vita. Dove deve essere rinnovata la tua vita? Nella stanza della sala da pranzo? Dove nutri la tua vita? Dove c'hai le belle cose di cui ami? I bei soprammobili, la bella lampada, il bel tappeto persiano? Oppure lo devi far entrare in camera da letto? Nel tuo rapporto col tuo sposo, con la tua sposa? Oppure nel tuo studio? Il rapporto che hai col tuo lavoro, con i tuoi datori di lavoro, con i tuoi dipendenti, con i soldi? Oppure lo
devi far entrare nel ripostiglio. Quello dove normalmente si mettono le cose brutte, quelle che nessuno deve vedere, un posto buio, non lo vuoi ne vedere nemmeno tu. Molti ripostigli non c'hanno nemmeno l'interruttore, perché tanto è un ripostiglio, ci butto la rumenta, la mondezza, e nessuno la deve vedere. E quelli sono i posti dove Gesù vuole proprio portare la luce. Gesù vuole portare la luce nel ripostiglio, vuole aiutarti a pulire il ripostiglio, a buttare tutto quanto le cose che sono dentro il ripostiglio della tua vita e farne la sala più bella, la sala dove ti metti seduto e stai insieme a lui. Se voglio gli occhi della fede, devo sapere che non mi basta sapere che Gesù può entrare in ogni stanza, gli devo dare la chiave, perché Gesù può entrare e pulire, ma senza la chiave, che è la nostra volontà di aprirla, quella stanza rimane chiusa. La seconda cosa che devo fare, faccio tutto quello che tu mi dici. Numeri, capitolo 14, versetti da 6 a 9. Giosuè e Caleb, due persone che avevano detto che andavano, che si poteva fare. Giosuè e Caleb dissero al popolo: il territorio percorso in lungo il lago durante la nostra esplorazione è davvero una bella terra. È una terra dove si scorre l'acqua. Basta che il Signore sia con noi favorevole, ci condurrà in essa e ci darà in possesso. Non ribellatevi al Signore. Non dovete aver paura degli abitanti di quel territorio. Li mangeremo vivi. Gli dèi che li proteggono li hanno abbandonati. Invece il Signore è con noi. Non devono farvi paura. In conclusione, con quali occhi vuoi guardare l'anno che viene? Ma mi spingo più là. Con quali occhi vuoi guardare il decennio che viene? Con quelli della paura o con gli occhi della fede? Nemia, Caleb, Giosuè, non solo ricordavano le promesse di Dio, ma agivano sapendo che Dio è un Dio che non cambia per coloro che lo cercano. La fede è un movimento, la fede non è stare fermi. Farai quei passi? Li farai? Inviterai Gesù ad aprire e gli darai la chiave per aprire ogni porta della tua dimora? Farai tutto quello che Gesù ti dice di fare? L'ultimo versetto. Nemia chiude così il suo libro. Ricordati di me, Dio mio Dio, per farmi del bene. Cosa vuoi che Gesù si ricordi di te? Gli occhi della paura o gli occhi della fede? Paolo afferma questo, e questo è veramente l'ultimo. Io posso ogni cosa in cui Dio mi fortifica. Dio non dimentica le promesse. Dio non le dimentica. Dio non cambia. Dio ti usa e ti userà per il suo regno se sei fede alle sue promesse. Prendiamoci a pregare. Grazie Padre che tu sei un Padre che non cambia. Signore, tu sei un Dio che non cambia il suo parere, che se promette una cosa, quella mantiene. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che è stato detto oggi, prega queste cose nel tuo cuore. Signore, io voglio imparare a guardare con fede. Io voglio avere gli occhi della fede. Io voglio aprire tutte le stanze, anche quelle segrete del mio cuore, a te Gesù, perché voglio darti la chiave affinché tu possa aprire, entrare, pulire e portare luce. Io oggi ti do l'autorizzazione a cambiarmi completamente, a darmi gli occhi della fede, a ritornare o a iniziare a fidarmi di te in tutte le cose che io faccio. E per questo io ti chiedo di aiutarmi nel prometterti che farò tutto ciò che tu mi chiedi di fare, se tu me lo chiedi, e avrò fede in te e non dubiterò che tutto quello che tu hai promesso per la mia vita si avvererà. Questo te lo prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.